L'undicesima edizione di Trieste Espresso, l'edizione 2024, continua. Ci troviamo allo stand della San Marco S.P.A., un'azienda con oltre 100 anni, un gioiello per la tecnologia italiana in ambito di estrazione caffè. Siamo in compagnia di Roberto Nocera, il direttore generale dell'azienda. Roberto, è un gran piacere ritrovarti. Grazie e benvenuto Fabio nel nostro stand. Benvenuto a te, noi ci troviamo al centro del padiglione 28 con uno stand davvero molto rappresentativo dove andate a presentare un po' tutta la vostra gamma, ma in particolare dei dettagli che riguardano le novità. Quali sono? Sì, abbiamo tre novità, due in ambito tecnico e una terza in ambito estetico. Le due novità in ambito tecnico riguardano il sistema leva, che vede, come è noto, la San Marco leader mondiale nel settore, e abbiamo pensato, dopo l'innovazione del CLAS, cioè del brevetto Controlled Lever Anti-Shock System, che permette alla macchina leva di essere conforme con tutte le normative internazionali, abbiamo anche pensato ad alleviare il lavoro del barista con un sistema che abbiamo denominato Low Effort Lever. È un sistema che, attraverso una modifica del cinematismo del gruppo pistone, consentirà al barista di esprimere lo stesso lavoro, di effettuare lo stesso lavoro con un 30% in meno di forza. Quindi anche chi non è particolarmente abile nell'utilizzo della macchina a leva potrà, senza paura e senza timore di stancarsi, usare e fare centinaia o migliaia di caffè al giorno. La seconda novità riguarda la velocizzazione del sistema CLAS, un sistema che abbiamo brevettato e chiamato Quick Discharge System. Come è noto, nelle stazioni a leva la parte terminale, la coda, non va considerata e la tazzina va estratta, va tolta dal gruppo, dal poggia tazzine, prima del termine dell'erogazione. Altrimenti bisogna poi aspettare la fase di ultimazione del ritorno in posizione della leva con perdita di tempo. In questa maniera, invece, quando la parte terminale dell'erogazione inizia, premendo semplicemente un tasto, l'erogazione termina istantaneamente e quindi il barista può riprendere una seconda erogazione senza dover aspettare il riposizionamento in verticale della leva, e quindi la leva potrà, insieme a leva, assicurare al bar, al barista, una maggiore produzione di caffè giornalieri. Queste le principali novità che sei andato a raccontarci su questo modello, ma non finisce qui, perché se andiamo da quest'altra parte, vediamo se riusciamo a spostarci da quest'altra parte, ci sono tanti altri che stanno andando a presentare e guardare e ammirare questo gioiello. Avete un'altra novità da presentare che si trova alle nostre spalle. Assolutamente, è una novità che non lo è completamente per i nostri clienti affezionati al sistema leva, però lo è per chi vuole utilizzare macchine automatiche la San Marco. Cosa abbiamo fatto? Abbiamo realizzato una macchina che chiamiamo e-Luxury, che presenta la ben nota carrozzeria in acciaio, esclusiva carrozzeria in acciaio e vetro temperato da 1 centimetro di spessore, però unendo a questa estetica che colpisce al primo sguardo, senza dubbio, come avete visto c'erano parecchi appassionati e ammiratori di questa macchina alle nostre spalle, un utilizzo elettronico della macchina, e quindi abbiamo dato la possibilità a chi, appassionato di macchine di gran eleganza ed esclusività, vuole però utilizzare la macchina del caffè
in maniera elettronica, e quindi all'interno della carrozzeria Luxury abbiamo posizionato il massimo della tecnologia La San Marco, ovvero la tecnologia multiboiler, che consente di personalizzare la temperatura, parametro essenziale come tutti sanno per ogni gruppo, e quindi particolareggiare ogni ricetta. Poi all'interno abbiamo anche il pressure profiling, una tecnologia che consente la replica anche sulle macchine automatiche del sistema a leva, con enormi benefici sulla qualità dell'estrazione. E poi abbiamo anche inserito il PID, che è un algoritmo di controllo estremamente fine e accurato della temperatura. Quindi i due parametri essenziali che determinano la qualità del caffè, temperatura e pressione, sono blindati e personalizzabili da ogni barista, in modo che ogni barista può creare la sua ricetta cambiando caffè, o perché no, dallo stesso caffè ricevere aromi e gusti diversi, cambiando i parametri pressione e temperatura in totale libertà e in maniera estremamente semplice. Questa è una delle cose che vi contraddistingue da tantissimi anni sul mercato. Non a caso voi siete i detentori del brevetto della leva per le macchine da caffè professionali, che è diventato a tutti gli effetti un must in tutto il mondo. Non da molto siete anche entrati nell'orbita di una multinazionale francese. Sì. Da due anni che abbiamo l'onore di far parte del gruppo SEB, multinazionale francese, leader mondiale degli elettrodomestici. Ed infine l'ultimo piccolo gioiellino che presentate, non più in anteprima ormai qui a Trieste Espresso, è la nuova gamma di macina caffè. Sì, una collezione che comprende 14 elementi, 14 macina caffè con diverse configurazioni per incontrare i bisogni di tutti i baristi in ogni angolo del mondo, coperti da 3 brevetti tecnici, e che consentono al barista di personalizzare la macinatura. È una fase, come tutti sanno, estremamente importante, perché poi la macchina possa erogare un buon caffè. Solo per brevità citiamo i primi 3 o 4 elementi che ritengo estremamente caratterizzanti questa linea premium di macina caffè: il controllo stepless della macinatura, le macine che sono fissate in maniera molto particolare e che quindi non permettono al caffè macinato di restare all'interno dei denti e dei sistemi di fissaggio, il raffreddamento della camera di macinazione per mantenere il caffè durante la macinazione, quindi ovviamente aumenterebbe la sua temperatura per effetto di frizione tra i denti e i chicchi, mantenere invece la temperatura costante, e quindi temperatura ambiente 40 gradi circa, e poi un dispositivo anti-clamp che consente al barista di poter utilizzare un caffè finemente macinato, correttamente macinato, ma senza grumuli di caffè che poi ostacolerebbero una buona erogazione nella macchina. Roberto Nocera, direttore generale della San Marco SPA, grazie. Grazie a voi tutti.